Un saluto a tutti gli amici di Tennis Press, siamo in compagnia di Stefano Della Vaglia al termine di un altro match vinto contro Alexandre Muller, francese, 6-4-6-4, una partita altalenante, diciamo, con molti scambi di break e contro break, però si è riuscito a portare a casa ottimamente la contesa. Quali sono state le chiavi del match? Lui è un ottimo giocatore, però sta dimostrando sempre più di aver ritrovato una buona condizione sui campi da gioco. Diciamo che ho iniziato subito molto, molto bene, ho breakato subito 2 volte il primo set, quindi sono partito sempre avanti. E infatti il primo set, diciamo, ho fatto molta meno fatica che il secondo, infatti il secondo condizioni molto calde, le palle molto pesanti, c'ho anche fatica a battere, infatti ci siamo scambiati 2 o 3 break a vicenda al secondo set, però diciamo dai, una partita molto costante. Sono sceso quasi mai durante il match, il primo set mai, il secondo set ho avuto un piccolo calo con un break a 15, però diciamo, sono molto soddisfatto e adesso tiro verso in doppio, quindi adesso Ci riposo. concentriamo sul singolare, semifinale raggiunta, Sì, un un buon risultato. buon risultato, però per niente appagante, quindi si pensa sempre al turno dopo e cercare di dare il massimo. Certo, si guarda avanti, questi sono tornei per ritrovare la condizione, ovviamente il livello che ti appartiene è un altro, però iniziamo appunto a carburare da qui. Semifinale contro Coria o Andrea Basso, conosci i due giocatori che ti ho citato, hai mai giocato contro di No, loro? non ho mai giocato contro di loro, quindi diciamo sarà un match nuovo per me, però ecco, sempre prima di tutto contento per questo risultato e poi cercare di essere positivi al 100%. Ok, ti ringrazio tanto e ti faccio in bocca al lupo per la semifinale. Crepi al lupo, Da ciao Gubbio è a tutti. tutto, per Tennis Press Alessandro Le, ti saluto. Ciao.